Oggi dopo 2 anni la consegna del ponte. Sì, ci siamo, io sono molto soddisfatto, sono prima di tutto orgoglioso di tutti i collaboratori, gli uomini, le donne di Rete Ferroviaria Italiana che hanno lavorato per questo progetto, l'impresa che ci ha seguito e che ha lavorato 24 ore al giorno anche durante il periodo più duro del lockdown per garantire questo risultato. Abbiamo riattivato l'esercizio ferroviario con 2 mesi di anticipo, così come avevamo annunciato. I lavori proseguiranno ancora, ma non avranno nessun tipo di impatto sulla fruibilità dell'opera che abbiamo eseguito oggi nel suo complesso. Andremo avanti ancora fino alla primavera inoltrata, diciamo fino a giugno dell'anno prossimo, anche qui speriamo di concludere un pochino prima, ma ripeto, i lavori non avranno nessuna influenza. E poi sicuramente un ringraziamento alle istituzioni, alla regione, ai comuni, che hanno collaborato molto perché questo risultato potesse essere più doveroso di tutti ai cittadini che hanno sopportato pazientemente questo disagio per 2 anni, disagio che non è nel nostro costume dare ai cittadini, ai clienti del servizio ferroviario e in generale a tutti, però qui la sicurezza veniva prima del livello di servizio, quindi abbiamo dovuto garantire prima di tutto. E quindi ho chiesto altre volte, lo dico anche oggi, ci scusiamo per i disagi, e ringrazio veramente per la grande pazienza che hanno avuto fino ad oggi. Come io ho detto fin dal primo giorno, quello che noi abbiamo fatto è un restauro, cioè è stato restituire a questo ponte, che è un'opera d'arte, che io mi auguro veramente che finisca nel patrimonio dell'UNESCO, abbiamo ridato un margine di vita utile per poter continuare a fare il suo servizio, ma nel frattempo fare una nuova opera. Noi abbiamo elaborato alcune soluzioni progettuali che abbiamo sottoposto alle istituzioni, ovviamente il percorso è avviato, ma devo dire che il nuovo ponte ferroviario, il nuovo ponte stradale devono vedere la luce da qui a 15 anni prossimi, non di più, perché questa è, diciamo, la vita tecnicamente utile che noi abbiamo restituito a questo ponte. Poi, ripeto, adesso non è che siamo lì con il cronometro, però noi ci dobbiamo veramente impegnare, abbiamo fatto con la regione, l'assessore Dezzi, i sindaci, anche stamattina al punto della situazione. Io credo che da qui ai prossimi 3-4 mesi saremo in grado di individuare la soluzione che più mette d'accordo i vari soggetti interessati, e allora si potrà partire con la fase di progettazione vera dell'opera definitiva. Grazie. Strutturali ancora del ponte, che sicuro ovviamente oggetto di manutenzione straordinaria, quindi importante e quindi con dei benefici, è ancora però soggetto a un ponte di tanti anni, di più di 100 anni, che ha quindi dei forti limiti strutturali. Quindi il tempo e l'attesa non dipendono quindi dal servizio, ma è il servizio che si adegua a quelle che sono le capacità strutturali appunto di infrastrutture viarie come appunto il ponte di Calusco e di Paderno. Quindi ora vediamo se in futuro questa cosa può essere contenuta, non può essere completamente modificato il tipo di passaggio e quindi la compatibilità treno-strada. Ci stiamo lavorando, nel senso che stiamo riportando appunto le richieste e le esigenze dei territori a RFI, e RFI si è impegnata a lavorare in questo senso.